In questo video abbiamo raccolto le storie di 6 persone straordinarie che hanno raggiunto delle età incredibili in condizioni che vi lasceranno a bocca aperta. Volete conoscere l'uomo più anziano del mondo? Allora iscrivetevi rapidamente al canale e scalate insieme a noi questa nuova classifica sulle 6 persone più longeve nella storia di sempre. Numero 6. Tekla Junievich. Avete mai incontrato un ultracentenario? Tra queste persone non possiamo non citare Tekla Junievich, una signora polacca che il 10 giugno del 2020 ha festeggiato il suo 114esimo compleanno. Niente male per una nonnina, non credete? Tekla è la donna più anziana in tutta la Polonia, la terza in Europa e l'ottava nella lista delle persone viventi più longeve del mondo. Durante la Prima Guerra Mondiale ha perso la madre e si è sposata con un uomo di nome Jan. Il giorno del suo matrimonio Tekla aveva 21 anni e suo marito 43. Ma la loro unione è stata più felice del previsto. Nel 1928 e nel 1929 la coppia ha messo al mondo 2 bambine in rapida successione. Tekla ha vissuto sulle sue spalle anche la Seconda Guerra Mondiale e dopo il conflitto si è trasferita nella città di Gliwice con la famiglia. È sempre stata una donna indipendente e pragmatica, in grado di cavarsela da sola, al punto che fino all'età di 103 anni ha rifiutato ogni aiuto esterno, anche per fare la spesa quotidiana. Adesso ha imparato ad accettare il supporto di parenti e conoscenti, ma conserva ancora un fisico arzillo e una mente sveglia. Tekla si ammala raramente e non assume farmaci, ma ha soltanto integratori vitaminici. Quando fuori soffia un vento gelido e la temperatura scende sotto i 10 gradi, questa super nonna apre la finestra e respira l'aria fredda a pieni polmoni. Che altro vi aspettavate da una donna che è sopravvissuta a 2 guerre mondiali e ha ancora il fiato per spegnere più di 100 candeline? Numero 5. Marie-Louise Tatterod. Marie-Louise Tatterod è un'arzilla vecchietta coetanea di Tekla e più giovane di appena un mese. Il 17 luglio del 2020 ha spento anche lei 114 candeline, confermandosi una delle donne più anziane al mondo. Francese di origine, Marie-Louise era la più giovane di 5 figli e ha lasciato la regione del Limosino insieme al padre per lavorare nelle miniere di Campagnac-les-Mines. La sua famiglia si è trasferita in seguito a Clermont-Ferrand. Marie-Louise ha avuto una carriera prolifica, prima in un'azienda di nome Pinjot, in cui ha trascorso 13 anni, e poi in una cartiera di Montlouis, nella quale ha lavorato per 34 anni. Era definita da tutti un'operaia instancabile ed è andata in pensione all'età di 65 anni, dopo aver scoperto per puro caso che l'età legale per il pensionamento femminile in Francia era di 62 anni. Non ha mai avuto figli biologici, ma nel corso del tempo ha cresciuto una nipote rimasta orfana a soli 7 anni, diventando di fatto una mamma surrogata per la piccola Louisette. Attualmente vive in una casa di riposo per anziani e detiene il record di terza donna francese più longeva al mondo e quinta in Europa. Numero 4. Bessie Kham. Purtroppo questa simpatica nonnina non è più tra noi a festeggiare i suoi compleanni, ma ha spento comunque un numero di candeline di tutto rispetto. Quando era ancora in vita, Bessie Kham sosteneva di conoscere il segreto per una vita lunga e prosperosa. Lavoro, buone compagnie e cibo gustoso. Mi sembra una formula promettente? Bessie è nata il 20 giugno del 1904 a Stockton-on-Tees, nella contea di Durham, in Inghilterra, e si è spenta l'11 maggio del 2018 a Rotherham, nello Yorkshire. Aveva poco meno di 114 anni. Da giovane ha lavorato come infermiera e ha avuto l'occasione di assistere William Hague, un noto politico britannico, quando era ancora molto piccolo. Bessie ha avuto 2 mariti, Leonard Kenwood, sposato poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e John Kham, con cui ha convolato a nozze nel 1949. Quando ha festeggiato il suo 110° compleanno nel giugno del 2014, Bessie è stata dichiarata la persona più anziana ancora in vita nel Regno Unito. Numero 3. Richard Overton. Finora vi abbiamo parlato di donne abbastanza anziane da aver assistito ad entrambe le guerre mondiali. È arrivato il momento di presentarvi un gentiluomo che ha vissuto la prima da bambino e la seconda da soldato. Richard Overton era il più longevo veterano d'America sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale e ha detenuto anche il titolo di terzo uomo più anziano al mondo fino alla sua morte, alla veneranda età di 112 anni. Richard è nato l'11 maggio del 1906, pochi anni prima che il Titanic intraprendesse il suo primo e ultimo viaggio. Era il nipote di uno schiavo ed è cresciuto in Texas durante uno dei periodi più bui della storia americana.
La sua carriera militare è cominciata a Sant'Antonio nel settembre del 1942 e si è conclusa 3 anni più tardi dopo aver raggiunto il grado di sergente. Questo coraggioso ultracentenario era noto a parenti e amici per la sua abitudine di fumare sigari a volontà e bere caffè corretto con una goccia di Jack Daniels. Spesso scherzava sul fatto che quei due vizietti fossero i suoi unici amici, perché a differenza degli altri non l'abbandonavano mai. Aveva iniziato a fumare all'età di 18 anni, ma non aveva mai inalato. Accendeva il sigaro, sputava via il fumo e lo spegneva. Richard fumava 12 sigari al giorno, una quantità impensabile per un uomo arrivato a 112 anni di vita. Se state per accendervi una sigaretta aspettando gli altri numeri, beh, ve lo sconsigliamo, come del resto tutti i medici. Se invece volete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale, non abbiamo niente in contrario. Numero 2. Kitetsu Watanabe. Non arrabbiarsi e ridere sempre. Questi sono i consigli che Kitetsu Watanabe dava a chiunque gli chiedesse come raggiungere un'età avanzata. 2 settimane prima di spegnersi alla veneranda età di 112 anni, questo simpatico vecchietto è stato inserito nel Guinness dei primati come uomo più anziano al mondo. Kitetsu ha attribuito la sua vita duratura al suo carattere positivo, con il quale ha affrontato molte difficoltà. Nato a Niigata nel 1907 come maggiore di 8 figli, si è specializzato nel settore agrario e ha trovato lavoro in una piantagione di zucchero di Taiwan. Proprio lì ha incontrato la moglie con la quale avrebbe costruito una famiglia di 5 figli, 2 nipoti e 16 pronipoti. Nel 1944 Kitetsu si è arruolato nell'esercito per combattere le ultime battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Il conflitto ha annichilito il Giappone e per le famiglie numerose la sopravvivenza era una sfida ardua. Watanabe però è rimasto positivo ed è riuscito a trovare impiego nell'ufficio di una ditta agricola, per la quale ha lavorato fino alla pensione. Ha continuato a occuparsi di alberi e piante fino all'età di 104 anni, diventando un grande esperto di bonsai che esponeva regolarmente alle fiere locali. Quando si è ritirato in una casa di riposo, Kitetsu non ha perso il suo spirito propositivo e ha iniziato a dilettarsi con la ginnastica, gli origami e gli esercizi di calligrafia. Il personale dell'istituto andava pazzo per il suo sorriso sdentato e la sua voglia di dolci, tra cui spiccava il budino alla crema pasticcera. L'attività fisica costante e la risata facile sono stati gli ingredienti giusti per Watanabe. Potrebbero funzionare anche per voi. Numero 1. Li Qingyuan. Quando vi diremo che età ha raggiunto questo uomo, non vorrete crederci. Anche noi non sappiamo ancora se credere o meno agli archivi. Pensate che sia possibile per un essere umano vivere fino a 256 anni? Avete capito bene? Abbiamo detto proprio 256. Tuttavia, non c'è nessuna conferma ufficiale sull'età di Li Qingyuan, che secondo gli archivi ufficiali del suo paese è nato nel 1677. Lui stesso sosteneva di essere nato nel 1736, data che lo avrebbe reso leggermente più giovane, ma non meno straordinario. Bisogna ammettere che dopo una certa età tutti i compleanni si somigliano, non siete d'accordo? A che età avete smesso di prestare attenzione a quante candeline spegnevate? Secondo noi Li Qing si è arreso intorno al centinaio, ma non ci mettiamo la mano sul fuoco. L'uomo più longevo del mondo ha vissuto in montagna per quasi tutta la sua vita ed è stato un alchimista. Raccoglieva e vendeva erbe medicinali, a cui tra l'altro ha attribuito il segreto della sua vecchiaia. Di sicuro la compagnia non gli è mancata. Riuscite a indovinare quante volte è stato sposato nel corso della sua vita? Secondo i documenti ufficiali, Li Qing ha detto il fatidico sì 14 o addirittura 24 volte. Purtroppo il numero non è ben leggibile sulla carta invecchiata, ma qualunque sia la cifra possiamo affermare con certezza che sia spropositata. 200 anni di vita in solitudine, d'altro canto, non sarebbero certo stati una passeggiata. Dai suoi innumerevoli matrimoni sono nati circa 180 discendenti. Se il Guinness dei primati fosse esistito ai suoi tempi, sicuramente gli avrebbe dedicato più di una menzione speciale. Li Qing si è spento il 6 maggio del 1933. Sebbene la sua età anagrafica non sia mai stata confermata da nessuno dei suoi discendenti, la sua storia sarebbe degna di un film di Hollywood e riuscirebbe a stupire persino i più scettici. Vi piacerebbe arrivare a superare i 200 anni? Diteci la vostra opinione nei commenti. Siamo arrivati alla fine di questa classifica sbalorditiva e noi, se dobbiamo essere sinceri, siamo ancora senza parole. Conoscevate le storie di questi simpatici vecchietti? Pensate che una lunga vita dipenda solo da fattori esterni oppure, secondo voi, conta di più la genetica?
Scriveteci cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.